quello che affascina me è proprio partire da un pezzo di legno, spesso buttato via letteralmente, salvato dalla stufa, e ricavarne un pinocchio, uno strumento che suona. Diciamo che l'interesse per gli strumenti c'era fin dall'infanzia, ma giustamente chi mi era intorno, i miei genitori, mi hanno indirizzato alla musica. La passione per lo strumento, giuro, non saprei dire perché qualunque cosa emettesse dei suoni mi appassionava tanto. Ad un certo punto è capitato che per un intero weekend un rubinetto chiuso male facesse gocciolare acqua sul mio pianoforte, cioè il mio strumento che aveva subito dei danni accidentalmente. Mi sono trovato in un laboratorio di gente che riparava strumenti musicali, mi sono reso conto che quello era la mia parte e non suonare. Dopo un primo tentativo di farlo riparare, visto che non aveva né tempo né voglia di lavorare senza sapere se sarebbe stato pagato, visto che non avevo soldi, gli ho fatto la proposta: vengo a lavorare a bottega, stabilisci tu il tempo. Dovevano essere circa 5-6 mesi, no, 4-5 mesi, 5 giorni la settimana, solo il pomeriggio. Sono andato avanti 9 mesi e poi il pianoforte l'ho riparato io l'anno dopo. Che se il bambino si interessa allo strumento musicale, subito lo si manda a studiare musica. Solo verso i 30 mi sono reso conto che no, in effetti la musica mi interessava sì, ma secondariamente. Quello che mi interessava davvero era il contatto con lo strumento musicale. Nel frattempo, appena iniziato in questa bottega, come dicevo prima, mi sono reso conto che quella era la mia parte e quindi ho smesso di studiare musica e mi sono iscritto a scuola di liuteria. A Milano, ad un certo punto, accasato e ammogliato, dopo qualche anno ci siamo resi conto entrambi milanesi e convintamente milanesi, ci siamo resi conto che la città non era più la nostra e quindi abbiamo progettato un allontanamento. Addirittura pensavamo di andare in British Columbia, 9 ore di fuso orario di distanza, proprio per marcare in modo netto l'allontanamento. Erano i primi anni che anche in Italia si cominciava a farsi strada internet, quindi ho spostato tutto ciò che riguardava la mia attività, l'ho spostato su internet, e quindi a quel punto essere a Vancouver o a Canneto Pavese o a Canicattì cambiava poco, non cambiava nulla. Per cui molti prendono l'aereo e vanno a ordinare uno strumento in Inghilterra sapendo di dover aspettare 14-15 anni e pagarlo 3 volte tanto, piuttosto che girare l'angolo e venire da me. In compenso io mando strumenti in tutto il mondo, così abbiamo risolto, siamo contenti tutti. Gli strumenti sono quelli di questa famiglia. Quindi liuti, adesso ci c'è un po' di polvere, giustamente. Questo è un liuto barocco, come si usava nel resto d'Europa tra il 600 e il 700. Allora, dal tronco ce ne passa un po' perché il legname deve essere stagionato almeno 5-10 anni. Io inizio andando in segheria a comprare dei tavoloni o addirittura delle parti di tronco. Io parto da lì, faccio tutta la lavorazione partendo da lì, quindi macchine per ridurlo, per calibrare le parti, eccetera, eccetera. È tutto fatto a mano, naturalmente con l'ausilio di qualche piccola macchina per la lavorazione del legno, ma niente di controllo numerico, niente di computerizzato. Ci vuole circa un mese e mezzo, a seconda del tipo di strumento. Diciamo che per questo
un mese circa può bastare. Questo è un liuto rinascimentale, un liuto come si usava nella seconda parte del Cinquecento. In più ogni strumento è personalizzato, è fatto su misura per un musicista e non sarebbe possibile computerizzare la produzione. Un mio strumento, indipendentemente che si veda o che si cerchi il marchio o che si legga dentro che è fatto da me, generalmente chi se ne intende un po' lo riconosce.